Le reazioni chimiche sono dei processi secondo i quali uno o più sostanze, chiamate reagenti, nel momento in cui vengono messe a contatto, si trasformano in altre sostanze chiamate prodotti. Durante questo processo, spesso sono coinvolte delle forme di energia che può essere assorbita o ceduta dall'ambiente di reazione sull'ambiente esterno. Quando l'energia è assorbita o ceduta sotto forma di calore, parliamo di reazioni esotermiche ed endotermiche. In questi due becher abbiamo posto 50 ml d'acqua, della quale misuriamo la temperatura. Registriamo. La temperatura dell'acqua è di circa 22,2 o 4 gradi centigradi. A questo punto osserviamo che cosa succede quando ai 50 ml d'acqua aggiungiamo 10 ml di acido solforico. Come vedete, la temperatura è salita rapidamente di diverse decine di gradi centigradi. Possiamo quindi dire che il processo secondo il quale l'acido solforico viene miscelato ad acqua è un processo di tipo esotermico, cioè avviene con sviluppo di energia termica, quindi con sviluppo di calore. Proviamo invece a vedere che cosa succede se ad un'uguale quantità di acqua, 50 ml, proviamo ad aggiungere un'altra sostanza, cloruro d'ammonio. Aspettiamo che la temperatura dell'acqua si stabilizzi ad un valore costante. Vediamo che cosa succede se aggiungiamo un paio di cucchiaiate di cloruro d'ammonio all'acqua. Come si può vedere, in questo caso la temperatura dell'acqua, che era inizialmente di 22,8-22,6 gradi centigradi, scende notevolmente. In questo caso, quindi, possiamo dire che la dissoluzione del cloruro d'ammonio in acqua è un processo di tipo endotermico. Presuppone quindi un assorbimento di calore dall'ambiente esterno.